Bentornati e bentornate qui su Eller Channel, benvenuti e benvenute se è la prima volta che aprite un video di questo canale. Io sono Eller e oggi apriremo insieme il primo calendario dell'avvento. Partiamo con il botto e apriamo insieme quello di Sephora. E se volete sapere che cosa c'è dentro e soprattutto quali saranno le mie prime impressioni aprendo questo calendario, ovviamente non dovete far altro che guardare questo video, ma prima vi chiedo un like di supporto, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video di Eller Channel. A me non rimane che mandarvi un bacio e aspettarvi dopo la sigla. Bene ragazzi, allora il calendario si presenta così, è fantastico, finalmente un calendario tutto rosso e argento, in questo caso rosso e argento, sì, mi piace, devo dire la verità, mi richiama tanto Natale, poi con i miei capelli di questo Natale sta proprio in tinta, è proprio, mi piace proprio tanto e quindi ci sta. Per me super approvato, super sì. Andiamo a togliere la parte di cartone sopra. Ragazzi, da questo calendario arriva un profumo che non potete capire e io invece non vedo l'ora di capire che cos'è questo profumo. Il calendario si presenta così, con due strati. Credo che abbia 24 caselle perché ne vedo 12 qua sopra e quindi ce ne saranno 12 anche sotto. È il calendario di Sephora Favorites, il prezzo è 149 euro, io l'ho comprato con uno sconto di 10 euro in negozio, online non c'era lo sconto. Le caselle sono tutte color arancio, questo rosso arancio, rosso che vira sull'arancio e argento, quindi mi piace molto, esteticamente è molto natalizio. E adesso andiamo a vedere un po' come sono messe. Allora, casellina numero 1. Mamma, c'è un profumo. Spero che non si sia rotto niente perché c'è un profumo incredibile. Ok, partiamo col botto. Natasha Denona, la Love Palette. Questa qui con i toni del rosa. È un po' un rosa Barbie questo. Allora, mi piacciono molto. È già la terza che ho. Queste sono le Baby Palette, che sono praticamente quelle palettine piccolissime appunto da viaggio, dove puoi fare un make up perché c'è il colore scuro, il colore per la piega dell'occhio e il colore sbralusento per la palpebra. Mi piace molto. Partiamo col botto, cavoli, Natasha Denona ci piace tanto. Casellina numero 2. Sì, da qua arriva un profumo. Io spero veramente che non si sia aperto niente perché arriva un profumo fotonico. Otto Cleansing Balm in K-List, un balsamo per pulire il viso all'avena Oat. Allora, sono curiosissima di provarlo. Voi sapete che la parte che io più adoro della skincare è proprio il lavaggio del viso. Quindi per me tutti questi Cleansing Balm, eccetera, sono la vita. Casellina numero 3, NARS. Abbiamo un blush Orgasm, che credo di avere di già e quindi mi sa che regalerò. Comunque è comodissimo da portarsi in giro, ragazzi, soprattutto se viaggiate tanto come me, molto molto comodo da portare in giro. Poi casellina numero 4, la prima arancio, pesantina. Ah, uno smalto rosso, questo rosso molto scuro, tipo rosso sangue. Mi piace molto anche perché io porto sempre il gel e ultimamente sto facendo sempre il baby boomer. Però col baby boomer la cosa bella è che posso passarci sopra lo smalto quando ho voglia di cambiare, tanto poi lo tolgo con l'acetone. Quindi questo assolutamente apprezzato, il fatto che sia rosso apprezzato ancora di più perché lo posso usare proprio a Natale. Casellina numero 5, grande stretta patch, Patchology. Allora, uno è Serve Chill on Ice, che è praticamente questo qui che dovrebbe avere la funzione rinfrescante proprio sotto gli occhi, quindi anche per le borse. E l'altro è questo Rose Eye Gels, che è praticamente alla rosa.
quindi è diciamo più lenitivo. Li proverò perché io adoro i patch di Patchology e soprattutto adoro quelli per gli occhi. Casellina numero 6. Credo che sia un rossettino di RMS. No, è un balsamo labbra color nude. Carino. Ultimamente sto usando quasi esclusivamente balsami labbra. Non uso più rossetti. Casellina numero 7. Ah, ok, di questo ho sentito parlare tantissimo. È il Size Up di Sephora. Credo di essere una delle poche persone in Italia a non averlo ancora provato. Però volevo tanto provarlo, quindi sono contenta di averlo trovato qui dentro. Contentissima, perché volevo tanto provarlo. Casellina numero 8. Per il momento make up e skin care ci siamo, non c'è nessun prodotto che mi ha lasciato perplessa, l'unico è quello di NARS che ce l'ho già, se no sarebbe stato gradito, ma dato che ce l'ho già speriamo che non arrivi da qui. Allora, Good Girl Blush, che è praticamente il nuovo profumo di Carolina Herrera, e questa è la mini size. Allora, ci tenevo a dire una cosa rispetto a questi profumi. No, meno male che non si è aperto. Guardate che bello. Cioè, questa è rosa. Cioè, guardate la meraviglia. Ci tenevo a dire una cosa, che questi profumi sono profumi da collezione e quindi è normale che non abbiano lo spray, perché ho sentito un po' di commenti di persone che dicevano però se non ha lo spray come faccio a metterlo? In realtà questo non è un profumo da indossare. È un profumo da collezione che arriva con questo e con la sua scatola. Tra l'altro non è il primo che ho di Carolina Herrera. Se lo trovo vi faccio vedere che ce ne ho anche altri. Per esempio ho anche questo, che è il Good Girl New York. No, è il Good Girl Classico, che è così. Ma sono profumi da collezione, non sono profumi che vanno, insomma, che vanno usati, che vanno spezzati. Comunque, fortunatamente non è questa la casellina che profuma così tanto, per cui se no avevo paura che si fosse rotto. Numero 9. Allora, matita Aqua Resist Color Pencil di Make Up Forever. Questo è una matita bronzo. Non la voglio aprire perché ho un botto di matite, occhi e labbra aperte e non la voglio far seccare. Poi se vedo che ce l'ho doppia la regalerò. Comunque dovrebbe essere color bronzo ed è una matita occhi, un eyeliner occhi color bronzo. Casellina numero 10. Qua mi piace l'idea perché abbiamo due prodotti. No, bellissimo. Allora, abbiamo... innanzitutto una maschera di Seasonly, è una maschera molto gellosa e mi piace il fatto che sia una travel size, perché io non amo tantissimo le maschere, per cui quando ho la full size non riesco mai a finirle, quindi preferisco una travel size, magari me la porto anche da qualche parte. E qui c'è praticamente un gua sha di Sephora in vetro ed è molto bello perché è trasparente, non so se lo vedete voi, però è proprio trasparente e c'è proprio scritto Sephora. Io i gua sha li uso come se non ci fosse un domani, perché secondo me sono ottimi per massaggiare il viso, soprattutto quando facciamo le maschere, quando facciamo la crema. Io li uso quotidianamente, quindi ogni sera e ogni mattina li uso sul viso e li uso sul contorno occhi. Tante di voi mi dicono: ah, ma Heller, come fai a avere il contorno così ben definito? Allora, innanzitutto non ce l'ho definito perché guardate qua, ce li ho anch'io, e quindi, e guardate qua, il mio contorno è così. Di qua tra l'altro ho questo adenoma pleomorfo che è gigante, perché c'è sopra una cisti che devo far sempre controllare, quindi non è tutto oro quello che vi sembra. Però uno dei motivi per cui ho questo viso che sembra veramente molto tirato, molto tonico, è proprio secondo me per il fatto che io quotidianamente, oramai da anni, quindi per 365 giorni l'anno, utilizzo gua sha e roller. Ve l'ho fatto vedere in mille salse, una volta li avevo anche sul mio negozio,
e secondo me sono davvero molto funzionali a mantenere la tonicità dei tessuti e l'elasticità proprio dei tessuti del viso. Quindi per me ogni volta che vedo un Gua Sha sono contenta. Casellina numero 11. Tra l'altro un Gua Sha insieme a un prodotto, quindi non è solamente il tools. Allora, nella 11 abbiamo l'Anolips. Questa è molto interessante, l'Anolips 101, perché praticamente è una crema riparatrice che va bene sia per le labbra screpolate, ma anche per esempio per i gomiti screpolati o per chi soffre appunto di pelle screpolata. Casellina numero 12, vediamo cosa c'è dentro alla 12. Questo mi sa che so che cos'è. L'eyeliner di Rare Beauty, raga. Allora, il pack è bellissimo come qualsiasi pack di Rare Beauty, davvero hanno un design che mi piace tantissimo e credo che piaccia a tanti di noi. Voglio provarlo questo eyeliner, non voglio aprirlo adesso perché io questo calendario lo metto via e lo rispacchetterò a dicembre, quindi non voglio che rimanga 2 mesi a seccarsi dentro la scatola, ma vi garantisco che lo proviamo insieme. Fatemi sapere se siete curiosi anche voi di provarlo insieme. Tra l'altro, tante di voi mi hanno scritto di fargli vedere come sto facendo l'eyeliner in questo periodo, perché lo faccio proprio per l'occhio incappucciato, ma con questa codina che va a prendere proprio tutto l'incappucciamento. Se volete un video, fatemelo sapere qui sotto perché ve lo faccio, un video proprio tutorial di come io mi metto l'eyeliner senza dover insegnare niente a nessuno, ma condivido con voi quello che è il mio metodo. 13. La 13 è piccina ed è questa qui. Ah, ok, anche questo è un prodotto che conosco e che sto già usando. Il mio è in dirittura d'arrivo, per cui sono contenta di avere questa maschera labbra di Laneige. Io la sto già usando, è quella che uso tutte le sere, quindi è un prodotto che non solo che conosco, ma che amo follemente. 14, 14, questa è la scatolina. Ok, allora, Dermalogica, questa qui è una polverina che va ad esfoliare la pelle del viso. È una polverina che si mischia all'acqua e la va ad esfoliare. Io ce l'ho già con il pack vecchio, ma la utilizzo e mi piace veramente molto perché è molto delicata, ma anche molto efficace nello stesso tempo. Mi piacciono molto i prodotti Dermalogica. 15. Questo volevo tanto provare! Benefit, questo Bene Tint di Benefit, che praticamente è questa tinta molto molto liquida che quest'estate è andata super virale ed è sia per gli zigomi sia per le labbra, quindi dà questo colorito leggermente rosso, rossastro, che serve a conferire un po' di turgore alle labbra, cioè farle sembrare insomma un po' più turgide, un po' più baby, e anche agli zigomi. Non vedevo l'ora di provarlo, è uno dei motivi per cui ho comprato questo calendario, perché ho spoilerato un po' e ho visto che c'era questo. Casellina numero 16, molto molto pesante questa casellina. Ecco qua, da qua arriva sto profumo fotonico, sarà una candela. Sì, è una candela ed è una candela di... L'anno scorso c'era una candela di neon. Ok, anche questa è una candela di neon. Allora, sa molto di Natale, secondo me. Non so dirvi esattamente cosa c'è dentro. Esatto, Perfect Night Sleep. Ah, sa di lavanda! Ecco cos'è questo profumo. Sa molto di lavanda. È molto buona. Questa qua da tenere in camera. Quella dell'anno scorso l'ho messa in corridoio, all'entrata proprio. Questa qua è da tenere in camera perché effettivamente la lavanda aiuta, dicono che aiuti a conciliare il sonno, per cui molto molto buona. Poi le candele di neon sono buonissime e i bicchierini sono un po' da collezione. 17 ed è questa. Anche questo è un prodotto che conosco e che sto usando ed è praticamente di Christoph Robin. È questo scrub purificante per il cuoio capelluto. Io ho il barattolo quello enorme e lo sto utilizzando. A me piace tantissimo. È uno dei prodotti che mi piace di più. Lascia il cuoio capelluto super pulito, ma i capelli molto molto morbidi. E è una cosa che non mi aspettavo. E in più c'ha questo
questa texture un po' sabbiosa che serve proprio a fare da scrub, mi piace tantissimo, però questa, la mini size, credo che la regalerò, perché già quel barattolone lì, già a finirlo, insomma, ci vorrà un bel po' di tempo. 17 abbiamo detto. Qui abbiamo la 18, un'altra piccina, vediamo un attimino cosa c'è dentro. Anche qui un altro prodotto che uso e che sto finendo, tra l'altro un prodotto anche abbastanza costosetto. Io ho una size ancora inferiore a questa, guardate com'è piccolina, io ho una size ancora inferiore, è la crema ai polipeptidi di Drunk Elephant. Ragazzi, questo è un brand piuttosto costosetto, questa è quanti ml? 15, io credo di avere la size da 5, cioè proprio il tester, però mi è piaciuta tantissimo, quindi sono contenta di aver trovato questa. Casellina piccola ma molto molto preziosa. Casellina numero 19, ok, questo lo conosco molto bene perché è una delle mie tinte labbra preferite, questa è quella rossa. Io ho due preferite di Sephora, che è una è questa, la 01, che è questo rosso anni 50 meraviglioso, e l'altra è la 13, oramai le conoscete perché ve ne parlo sempre. Questa l'avevo finita, quindi arriva a pennello. Casellina numero 20, siamo quasi addirittura d'arrivo. Questo prodotto non lo conosco. Bioma Clarifying Serum Tri Ceramid Complex, per cui complesso di tre ceramidi, blu, tansi, PHA e zinco. Lo proveremo. Il packaging non mi è nuovo perché lo sto vedendo un po' dappertutto, però non ho mai provato niente di questo brand, per cui lo proveremo, sarò felice davvero di provarlo. 21 casellona anche qui. Ah, ok, Rituals. In questo caso Rituals of Mer, io ho il doccia schiuma di questo che è fantastico, Loving Body Cream. Sono felicissima di aver trovato questo perché a me piace tantissimo farle combo, quindi doccia schiuma, crema corpo, e quindi sono stra contenta di aver trovato questo. 22, questo è un regalone. Allora, Huda Beauty One Coat Wow. Allora, ho sentito tantissimo, tantissimo, tantissimo parlare di questo mascara. Ovviamente non lo apro, come sapete voglio riaprire il calendario man mano a dicembre e quindi non mi va di lasciarlo due mesi a seccarsi, ma una delle prime cose che proveremo insieme, oltre all'eyeliner di Rare Beauty, sarà proprio questo mascara. E se volete li proveremo su TikTok, perché su TikTok posso fare insomma i video molto molto brevi dove proviamo, però non vedo l'ora di provarlo, ecco. Casellina numero 23, la penultima, perché poi c'è solo la 24, quindi sono 24 caselle, confermo. E vediamo cosa c'è nella 23. So cos'è questo, lo volevo acquistare. Abbiamo un olio per capelli di Gisù. Allora, io ho l'olio labbra di Gisù. Vi dico la verità, per alcuni versi mi piace molto, per altri versi non mi fa impazzire. Sono curiosissima di provare questo olio per capelli. Non è la full size, è la size travel, quindi è quella media. Sono 20 ml, quindi comunque quella medio piccola, ma non vedo l'ora di provarlo. Casellina numero 24, una palette, ragazzi, una palette di Anastasia Beverly Hills. Wow, 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 sono tutti colori che a me vanno benissimo. È la prima volta che trovo una palette con tutti i colori che sui miei occhi stanno bene. Sono tutti colori piuttosto freddi e le nuance non sono molto intense, ma mi piacciono. Sono quanti opachi? 4 opachi, 5 opachi, due metallizzati e uno shimmer. E niente, anche questa la proveremo insieme, raga. Cosa devo dirvi? Adesso richiudo e ricompongo il calendario e pian piano lo scarterò a dicembre. Fatemi sapere se vi è piaciuto questo calendario, se ne volete altri. Il prossimo sarà quello di Look Fantastic, ma non so quest'anno se mi fermerò qui
o se ne spacchetterò altri, perché l'anno scorso ho avuto un po' di delusione. Quindi se avete voglia fatemi sapere quale vorreste vedere spacchettato da me, qui sotto nei commenti vi leggo e se ci sono domande vi rispondo anche. Se questo video vi è piaciuto vi chiedo di lasciarmi tanti e tanti like di supporto, ma soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video di Heller Channel. A me non rimane che mandarvi un bacio e tanto, ma tantissimo amore. Ciao!